Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi vi porto sul canale un prodotto che ritengo utilissimo all'interno delle nostre abitazioni e all'interno della nostra vita domestica e non solo. Il prodotto di cui vi voglio parlare ragazzi oggi è questo, lo Polar Air Duster, un soffiatore, un mini compressore, chiamatelo come volete, praticamente lui spruzza aria, quindi sostituisce in pieno le bombolette ad aria compressa che siamo abituati magari ad avere in casa, che però ovviamente finiscono e bisogna riacquistare, invece lui non finisce mai e ragazzi è di una praticità e di una comodità incredibile. Lo si può utilizzare in molteplici situazioni, praticamente in qualsiasi cosa dove ci sia polvere lui diventa davvero utile. Poi è trasportabile perché comunque ragazzi il beccuccio lo possiamo andare ad inserire qua sotto, quindi vedete che è davvero compatto, quindi possiamo pure portarcelo in giro se vogliamo, portarcelo in macchina, possiamo portarlo dove vogliamo. Infatti io lo porto e lo utilizzo quando vado a far volare i miei droni FPV, perché comunque con questi droni, come sapete, è facile fare degli atterraggi di fortuna, magari in mezzo alla polvere, in mezzo alla sabbia, in mezzo alla ghiaia, quindi il drone spesso si va a sporcare appunto quando facciamo questi atterraggi di fortuna o incidenti e dopo ci troviamo magari il drone tutto pieno di polvere, tutto sporco e siamo lì a fare. E tutto questo ovviamente non serve praticamente a niente perché soffiando di polvere ne spostiamo ben poca, mentre se abbiamo un prodotto tipo questo anche in questa situazione diventa davvero davvero utile. Poi appunto super compatto, lo mettete nello zaino e ve lo portate a dietro, mentre in casa sono davvero tante le situazioni in cui lo possiamo utilizzare, tipo guardate qua quando ho soffiato il computer di mio figlio, che era una cosa vergognosa perché guardate quanta polvere c'era all'interno di quel computer, poi si lamentava che calava di prestazioni, certo c'era un surriscaldamento esagerato dovuto alla polvere, guardate quanto, guardate come lui soffiava senza paura tutta quella polvere, o guardate anche qua quando ho soffiato gli occhiali di DJI, perché comunque all'interno degli occhiali si forma sempre un po' di polvere, la nostra pelle che si stacca, cioè si forma sempre un po' di tutto questo, lo soffiamo senza problemi, o soffiare gli obiettivi della macchina fotografica come faccio io spesso come vedete, o fare anche manutenzione a tante cose, tipo manutenzione delle stampanti, quindi soffiare le ventoline delle stampanti o comunque le parti meccaniche delle stampanti quando gli dobbiamo fare manutenzione, quindi quando le dobbiamo pulire, lubrificare, e soffiare via tutta la polvere, soprattutto appunto quella che si forma all'interno delle ventole, perché come sapete dove c'è una ventola c'è polvere. O anche in questa situazione dove ho soffiato la stufetta scaldabagno, guardate quanta polvere è uscita, cioè veramente è fantastico. E poi è un prodotto che si ricarica continuamente perché all'interno abbiamo delle batterie da 6000 mAh e sono batterie agli ioni di litio, 18650 per intenderci, quindi abbiamo anche un'autonomia davvero davvero importante perché parliamo di 30 minuti di utilizzo. Per ricaricarlo è davvero semplice, abbiamo qua la porta micro USB, abbiamo il cavetto in dotazione e ricarichiamo il nostro prodotto. Non abbiamo l'alimentatore, l'alimentatore basta un alimentatore da cellulare, però mi raccomando che sia un alimentatore da 2 A e se siamo in giro abbiamo la possibilità anche di ricaricarlo con un power bank. All'interno della confezione ragazzi c'è poco, c'è lui con il suo beccuccio, un libretto di istruzioni davvero semplice, c'è anche la lingua italiana ma è davvero semplice, e poi abbiamo un altro beccuccio con davanti una spazzolina, quindi se c'è della polvere ferma che diciamo solo l'aria non ce la fa a spingere via, la smuoviamo prima utilizzando la spazzola, intanto soffiamo e quindi anche la polvere quella un po' più ostinata viene via senza problemi. Quindi ragazzi questo prodotto è un prodotto che vi straconsiglio perché è una cosa secondo me che serve davvero tanto. Vi lascio il link in descrizione di Amazon, il prezzo varia dai 69 ai 79 euro in base al momento in cui lo andate ad acquistare, perché sapete che Amazon comunque non ha il prezzo fisso, spesso appunto le cose sono in offerta, comunque il prezzo, il range è dai 69 ai 79 euro, ma vi assicuro che per un utilizzo domestico secondo me li vale tutti. Se poi siete abituati ad acquistare le bombolette d'aria compressa li vale ancora di più perché quelle finiscono, lui no. Perché comunque magari un compressore a casa ce l'abbiamo tutti, ma ovviamente non ce l'abbiamo direttamente in casa, mentre questo prodotto ce l'abbiamo in casa davvero sempre a portata di mano. E per farvi capire diciamo che forza d'aria ha, anche perché è difficile quantificarla in un video, vi posso far vedere sulla mia pelle, vedete che l'aria
è comunque bella, bella forte. Ovviamente, ragazzi, non ci gonfiate le gomme della bicicletta e non fate cose che fa un compressore. Questo Opolar Air Duster sostituisce, o meglio è l'evoluzione di quello che potrebbe essere una bomboletta ad aria compressa. Quindi ragazzi, spero che questo prodotto vi sia piaciuto, spero che sia stato un video interessante, perché secondo me è un prodotto che davvero dalle molteplici funzioni, soprattutto perché non ha cavi, ha la batteria ed è davvero compatto, lo si può portare dappertutto. Quindi ragazzi, se questo video in cui vi ho portato sul canale questo Opolar Air Duster vi è piaciuto, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, curiosità, stampe 3D, posti dove vado a volare. Se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi, iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!